Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Salerno Editrice dal titolo Colar di Rienzo, il tribuno del popolo che cercò di riportare Roma alla sua antica grandezza, di Tommaso di Carpegna Falconieri, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio la parola perché inizi a parlarci di questo interessante personaggio. Prego Tommaso, a te. Grazie Maurizio, grazie mille, buonasera a te, buonasera a tutte e a tutti ed è sempre un grande piacere parlare per e con Italia Medievale di questi argomenti di storia medievale. E oggi introduciamo un tema e un personaggio piuttosto interessante che era appunto Cola di Rienzo. Con te Maurizio, ricordi, poco prima di cominciare la registrazione parlavamo della quantità di strade e di piazze che esistono in Italia e che sono dedicate a questo personaggio. Le strade e le piazze sono moltissime, però il personaggio non lo conosce più nessuno. È vero Infatti, o no? confidiamo in te per questo. Grazie. No, neppure a Roma. Tu pensa che a Roma, Via Cola di Rienzo è una delle arterie più importanti del rione Prati. L'asse centrale insieme ad altre strade che stanno lì intorno, tra cui Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà. E Via Cola di Rienzo collega proprio Piazza del Risorgimento e Piazza della Libertà. Dunque il personaggio in qualche modo è un trait d'union, no? È un mezzo di collegamento tra il Risorgimento che porta alla libertà. Tu sai che il rione Prati è quel rione fatto a Roma. In quel luogo in cui una volta c'erano appunto i prati di Castello, Castel Sant'Angelo, è tutta una nuova edilizia dopo l'Unità d'Italia e ha la caratteristica di essere costruito in modo da non far vedere mai San Pietro né la cupola di San Pietro, cioè l'asse, tutte le strade del rione sono costruite senza tenere in minima considerazione il Vaticano, che però è lì accanto. E questo ti deve dare un po' un'idea di qual è la ragione per cui Cola di Rienzo è stato così famoso, soprattutto nell'Ottocento. E da lì possiamo partire, proprio dalla fine. Cioè un personaggio che è diventato celeberrimo perché è stato considerato una sorta di precursore dell'Unità d'Italia. Perché lui a metà 300 ha cercato di unire insieme una lega di città italiche e di far sì che Roma ritornasse alla sua antica grandezza. Questo è stato rielaborato nel corso dell'Ottocento ed è stato pensato come una sorta di personaggio risorgimentale, da cui, che ne so, ci sono stati appunto opere teatrali, romanzi, una opera celeberrima che è quella, è il Rienzi di Wagner. Logge massoniche intitolate a Cola di Rienzo, eccetera, eccetera, eccetera. È stato veramente un personaggio straordinariamente noto. E invece poi oggi, per vicissitudini che se vuoi poi illustreremo, non lo conosce più nessuno. E allora il senso del mio libro è stato proprio questo, cioè cercare di scoprire nuovamente, di riscoprire questo personaggio che nel Medioevo è stato di grandissima importanza, un capopopolo che ha tentato veramente di fare grandi cose, che poi è finito malissimo, e che poi è stato riscoperto però tanti secoli dopo, quindi che ha avuto una sorta di seconda vita, no? Di second life. E io nel libro parlo di entrambi i momenti di Cola di Rienzo, cioè il momento della sua vera vita sulla Terra e il momento della sua trasformazione in leggenda e in mito. Confesso che il nome è arcinoto, ma le sue vicende lo sono molto meno. E io direi intanto di cominciare a capire come può essere che un personaggio che viene da una famiglia povera, senza nessun titolo, arrivi a diventare il tribuno di Roma e addirittura interloquire con re, papi, principi e quant'altro. È proprio quello che è successo. Questo è un personaggio interessante anche perché ha un punto di partenza bassissimo.
L'anonimo romano, che è il grande cronista che racconta la sua vita, dice: Cola de Rienzo fu di basso lignaggio, fu de basso lenaio. Suo padre era un taverniere, sua madre, che si chiamava Maddalena, disse de panni lavare e de acqua portare. Quindi faceva la lavandaia e andava a lavare i panni sul fiume Tevere. E sicuramente Cola de Rienzo nacque nel rione Regola, vicino al fiume Tevere, dove oggi c'è via Arenula, dalle parti di Largo Argentina, nei pressi del ghetto, diciamo. E il personaggio è straordinariamente interessante proprio per questo. Dal punto di partenza così basso, in realtà è arrivato fino a portare un titolo altisonante come quello di Tribuno Augusto e ad ambire al titolo imperiale, perché nel 1347, che è il suo anno fatale, lui cercò di diventare imperatore, grande imperatore romano. E come si può riassumere in pochissime battute la sua vicenda? Ci sono alcune date fondamentali. Direi che la prima e più importante è al principio degli anni 40 del 300, quando, essendo lui un uomo estremamente facondo, con una dialettica folgorante, in grado di convincere chiunque, quindi un retore vero e proprio, fu mandato dal popolo romano in ambasceria dal Papa, che era Clemente VI, ad Avignone, per cercare di convincerlo di celebrare il giubileo del 1350, perché Bonifacio VIII aveva stabilito che il giubileo ci sarebbe stato ogni 100 anni. Quindi dal 1300 si sarebbe saltati direttamente al 1400, che era un bel po' di tempo per chi viveva in quegli anni lì, nessuno di loro ci sarebbe stato. E quindi la sua missione iniziale è stata questa, di andare a convincere il Papa a compiere questo gesto e nello stesso tempo cercare di convincerlo anche a tornare a Roma, perché Roma si sentiva abbandonata, essendo ormai da circa 30 anni o anche più, 40 anni, il Papa presente ad Avignone, non aveva mai più messo piede a Roma. Quindi una città in preda all'anarchia, considerata tale, sotto lo schiaffo delle più grandi famiglie, i baroni, considerati da Cola di Rienzo una sorta di briganti, di mascalzoni. Insomma, lui, stando ad Avignone, riesce a convincere il Papa di essere questo personaggio di grande interesse e conosce anche un grandissimo personaggio che è uno degli artefici del suo mito, che è Francesco Petrarca, che forse era il più grande intellettuale in quel momento vivente. E da lì parte la sua ascesa, perché dopo un po' di tempo viene mandato a Roma come notaio della Camera Capitolina, comincia a capire un po' quali sono i meccanismi del governo, comincia a osservare le cose dall'interno, si mette d'accordo piano piano con quello che oggi chiameremmo il ceto medio, contro la maggiore aristocrazia per cercare di formare un governo popolare, usa anche dei mezzi, per convincere la gente, che sono dei mezzi molto moderni. Quelli che oggi chiameremmo i mezzi di un comunicatore, per esempio, usa delle tavole dipinte in cui fa fare delle allegorie, in cui spiega la situazione gravissima in cui versa la città di Roma in quel momento, insomma, riesce a coordinare, a convogliare intorno a sé tutto un partito favorevole e poi il 20 maggio 1347, che è il giorno di Pentecoste, lui fa un colpo di stato incruento e si mette a capo della città. E da lì comincia a governare con un pugno di ferro, con uno spirito piuttosto forte, va contro i baroni, fa un sacco di azioni che al popolo piacciono, riduce, scrive, no, una serie di ordinamenti per governare bene, rapidamente, porta una capacità di rifornimento alla città, controlla le gabelle, si fa capire che la città vuole ritornare a controllare il distretto, no? Diciamo, grosso modo la regione Lazio. E allora si comincia a vedere che il personaggio è molto più insidioso, molto più pericoloso di quanto si pensasse fino a quel momento. Il Papa l'aveva mandato sostanzialmente perché gli riportasse Roma sotto il controllo pontificio, mentre invece si vede che Cola di Rienzo sta facendo una politica autonoma, che è soprattutto a favore poi proprio della città di Roma.
E poi una politica a favore suo proprio personale, perché è un uomo che si vede ha una forte coscienza di se stesso, oggi diremmo forse che era un po' megalomane, e comincia a fare una serie di gesti, che sono dei gesti molto roboanti, tronfi, magniloquenti, per esempio si fa incoronare con 6 corone. Prende dei titoli estremamente ampi, tribuno Augusto, candidato, cavaliere dello Spirito Santo, dei titoli lunghissimi. Insomma, così in questo modo anche la gente, i discreti, no? Le persone che hanno la discrezione, la gente normale, comincia a osservarlo con sempre maggiore sospetto. Dopodiché compie anche dei gesti che sono considerati sacrileghi, per esempio si fa bagnare, cavaliere. No, si fa addobbare cavaliere prendendo un bagno santo nel battistero lateranense, e questo fa imbestialire il Papa perché lo considera proprio un atto sacrilego. Insomma, la sua parabola comincia a scendere. Per esempio, uno degli atti che gli vengono maggiormente rimproverati è quello di aver creato cavaliere suo figlio, che si chiamava Lorenzo, lo nomina Lorenzo della Vittoria. Dopo aver vinto una grande battaglia a Porta Tiburtina nel novembre 1347, ma per fare questa cosa compie un gesto estremamente forte dal punto di vista proprio dell'immagine, perché lo porta sul campo di battaglia. Questo è un ragazzo, chiaramente, sul campo di battaglia dove ci sono ancora i caduti e dove c'è il sangue nelle pozze di sangue, no? Le pozzanghere, perché poi è piovuto, prende il sangue da una pozzanghera e bagna suo figlio con questo sangue dei caduti. E questa cosa veramente lascia interdetti coloro che lo stanno osservando e cominciano a rendersi conto che il personaggio è fuori controllo, diciamo così. Anche Francesco Petrarca lo abbandona nel momento in cui si rende conto che queste azioni sono veramente esagerate, esagerate, diciamo. Mentre prima aveva addirittura composto una lettera molto bella che si chiama la Hortatoria, cioè una lettera per esortarlo. Insomma, alla fine dell'anno 1347, dopo aver tentato di restare al potere, con la devianza si rende conto che non è possibile e subito prima di essere spodestato con la forza, scappa e si allontana. Dopodiché c'è tutta una fase della sua vita interessantissima, perché è la fase più nebulosa, in cui lui si nasconde sui monti della Maiella, in Abruzzo. Entra in contatto con le frange più estreme dei movimenti ribelli vicino al mondo francescano, i Fraticelli, che sono anche molto vicini agli imperatori contro Avignone, e lì comincia a entrare in un mondo che è sempre più vicino al millenarismo, all'escatologismo, la convinzione di essere vicini alla fine del mondo, la terza età dello Spirito Santo, come veniva definita da Gioacchino da Fiore. Insomma, con tutte queste idee in testa, lui parte e va a cercare di convincere l'imperatore a Praga che lui è il suo messo, che è il suo messaggero, e che lo deve convincere a tornare a Roma, questa volta l'imperatore, tornare a Roma per prendere la corona. No? Quindi una sorta di messaggero angelico che annuncia l'imperatore. Addirittura anche in questo caso c'è tutto l'epistolario di Cola di Rienzo spettacolare che racconta questa fase. Addirittura per cercare di convincerlo, riesce, finge, no? Scrive dicendo di essere niente di meno che un figlio illegittimo di suo zio, cioè dell'imperatore Enrico VII, che nel 1312-1313 era venuto a Roma a prendere la corona. Insomma, l'imperatore chiaramente non gli dà troppo retta. E lo confina in uno stato di cortese prigionia sull'Elba, sul fiume Elba, dove lui scriverà un bellissimo commento alla Divina Commedia di, scusa, alla Monarchia di Dante. Dopodiché, Cola di Rienzo entra nei negoziati tra l'imperatore e il Papa, che chiaramente lo vuole assolutamente morto, eretico, entra nei negoziati per la corona imperiale, perché Carlo IV ancora non era eletto imperatore. E insomma, a un certo momento, Cola di Rienzo si mettono d'accordo, Papa e Imperatore, e Cola di Rienzo viene portato ad Avignone come prigioniero. Viene processato, probabilmente avrebbe fatto una brutta fine, cioè sarebbe morto sul rogo se non avesse abiurato, e soprattutto se non fosse morto il Papa che più lo detestava, che era Clemente VI. Perché invece poi il successore, Innocenzo,
invece lo apprezza, lo ammira e dice: ma non sarà che possiamo provare a riprendere comunque la città usando Cola di Rienzo un'altra volta? E quindi dopo un po' di tempo lo manda di nuovo in Italia, questa volta al seguito del cardinale Albornoz, che è grande cardinale legato che sta recuperando lo stato pontificio al Papa, e lo manda a Roma. A Roma resta per un paio di mesi. Si vede subito che ricomincia a fare delle stranezze incredibili, si attacca immediatamente, cerca di attaccare di nuovo in colonna, compie delle giustizie sommarie, imprigiona la gente, chiede il riscatto, è diventato un crapulone, un uomo grosso, un forte bevitore rispetto all'idealista, no? Il ragazzo idealista di qualche anno prima non è rimasto quasi più nulla e insomma la gente lo sopporta sempre di meno. Dopo 2 mesi di governo c'è una sommossa popolare capeggiata dai Colonna e lui che sta in Campidoglio, si rifugia in Campidoglio, viene acchiappato e viene linciato dal popolo e poi il suo corpo, trascinato per la città, viene poi appeso per 2 giorni a Piazza San Marcello, che è di fronte al Palazzo Colonna, e poi viene arso e le sue ceneri buttate nel Tevere. Queste sono delle pagine straordinarie della cronica di Anonimo Romano, in cui si racconta la fine di Cola di Rienzo, questo grandissimo personaggio che cercò di farsi tribuno dei Romani e invece fece una bruttissima fine. Questa, grosso modo, è la vicenda. Il significato politico è interessantissimo perché lui cercava di fare un governo popolare, in cui, per esempio, ci sono degli elementi di novità assoluta di grandissimo interesse, veramente proto-rivoluzionari. Uno fra questi, per esempio, pensare che il potere appartiene al popolo. Il potere, dunque conferire il potere, non appartiene a Dio, non appartiene al Papa, non appartiene all'imperatore, ma viene dal basso. È il popolo che ha in mano il potere e che dunque lo può conferire a qualcun altro. E infatti lui si fa nominare tribuno praticamente avocando a sé tutti i poteri del popolo romano. Questo è un pensiero che da una parte prende spunto dal mondo antico. L'idea che il Senatus Populusque Romanus sia il detentore della sovranità romana, quindi è antico. Dall'altra parte, però, è molto innovatore perché ci sta portando verso l'età moderna, praticamente verso la rivoluzione. E questo è un modo di pensare tipico del mondo medievale, cioè fare una rivoluzione, però osservando sempre le cose che sono accadute nel passato. Non è possibile fare una rivoluzione dicendo adesso io cambio tutto, tutto è nuovo, perché ciò che è nuovo nel Medioevo non piace affatto. Invece io dico cambio tutto perché riporto tutto alla situazione antica, primigenia, ideale, l'età dell'oro, che per lui è l'impero romano, chiaramente, in cui tutto funzionava bene. Quindi capisci, molto interessante perché è un rivoluzionario che si traveste da reazionario e in questo modo cerca di ottenere un risultato. Dopodiché il mondo lo dimentica quasi completamente e poi rispunta fuori, soprattutto al principio dell'Ottocento, con alcuni grandissimi autori, che ne so, Byron, che lo chiama l'ultimo dei tribuni. Engels, cioè l'amico, no? Il collega, il compagno di Marx che lo studia e che lo considera un proto-rivoluzionario, Wagner che scrive questa opera importantissima in Rienzi, e da lì parte un profluvio, come dicevamo all'inizio, un profluvio di opere che si occupano di questo grandissimo personaggio, che poi ha due strade, e chiudo, cioè da una parte viene considerato una sorta di fanfarone, come si può dire, di personaggio esagerato, di personaggio da commedia, magniloquente, che crea delle scenografie, diremmo di cartapesta, va bene? Per affermare quello che è un potere che in realtà non ha, che non tiene, che non controlla. E questo parte dalla lettura che ne dà soprattutto Gabriele D'Annunzio in una sua biografia di Cola di Rienzo contenuta nella Vita degli uomini illustri e degli uomini oscuri. Attenzione perché da lì parte tutta una lettura del Cola di Rienzo collegato in qualche modo con una presa in giro di Benito Mussolini. Molto interessante. Dunque è un personaggio che piace agli ambienti liberali antifascisti, i quali a un certo momento augurano
a Benito Mussolini di fare la stessa fine che fa quella di Rienzo. E guarda un po', Mussolini fa la stessa fine che fa quella di Rienzo, perché entrambi sono finiti a testa in giù, appesi in una piazza. Questa è una delle strade. L'altra invece è il personaggio rinnovatore, grande, romantico, eroe, rinnovatore che deve portare una nuova era del mondo, che parte soprattutto dalla lettura del Rienzi di Wagner e da alcuni romanzi che precedono, ma soprattutto da Rienzi, e quella invece è la lettura che piace moltissimo in Germania, quella che affascina soprattutto Hitler, che infatti faceva suonare l'ouverture del Rienzi nei raduni dell'SA negli anni 30 e che poi considera Cola di Rienzo una sorta di personaggio anticipatore, precursore di quella che sarà la terza età secondo i tedeschi, cioè il Terzo Reich. E attenzione, perché Cola di Rienzo, secondo il Rienzi di Wagner, finisce morendo sotto le macerie del Campidoglio che brucia sopra di lui. E Hitler fa esattamente la stessa fine, perché anche lui finisce sotto le macerie della cancelleria nel bunker e di lui scompare ogni traccia. Vedo che nel frattempo si è unito a noi un carissimo amico che saluto. Buongiorno Un Giuseppe. saluto a tutti e congratulazioni per questa ennesima edizione del Cola di Rienzo che, insomma, ha ricevuto fin dalla sua prima edizione i riconoscimenti importanti, insomma. Grazie, sì, io sono molto contento di questo libro, anche perché alla fine mi ha accompagnato lungo tutta la mia carriera di studioso. Io ho cominciato a scriverlo che ero un giovanotto, un giovane assegnista di ricerca, e oggi ho pubblicato questa seconda edizione completamente rinnovata, quando sono invece presidente della Società Romana di Storia Patria, per esempio. Dunque, effettivamente mi ha condotto per mano il Cola di Rienzo. L'ho sempre avuto vicino, questo personaggio, che sento molto vicino, anche se poi non è che mi stia troppo simpatico, ci mancherebbe, però lo sento molto vicino. C'è un'empatia tra me e questo personaggio. Capita quando studi tanto una persona che non ha commesso grossissimi crimini contro l'umanità, diciamo così. E, No. tra l'altro, dicevi che ti ha accompagnato anche in altri libri. Penso a L'uomo che volle farsi re di Francia, altri studi. Certo, certo. Se ricordi, ne abbiamo parlato insieme tanti, tanti anni fa, con Italia Medievale a Milano, in una bella libreria, e poi ha ricevuto il premio Italia Medievale quel libro. Assolutamente. E, sì, certo, perché Cola di Rienzo a un certo momento incontra questa storia dell'uomo che, diciamo, di un personaggio che dovrebbe essere re di Francia, vittima di uno scambio in culla. Sposa questa idea, chiama a sé il mercante Giannino di Guccio, senese, poveretto, e riesce a convincerlo, perché riusciva a convincere tutti. Secondo l'anonimo romano, anche nell'ultimo giorno della sua vita, cioè se fosse riuscito a parlare al popolo, sarebbe riuscito senz'altro a convincerlo e non sarebbe stato ammazzato. Dunque questa vicenda dell'uomo che si credeva re di Francia è collegata a doppio nodo con quella di Cola di Rienzo ed è un'altra delle storie che mi affascinano molto. Che dire, bisogna per forza di cose comprarlo questo libro perché è un personaggio così intrigante, così antico e moderno, no? Dalle mille facce, dai mille volti, dalle mille capacità, va conosciuto assolutamente. E quindi io vi ricordo il titolo che è Cola di Rienzo. Il tribuno del popolo che cercò di riportare Roma alla sua antica grandezza, appena pubblicato da Salerno Editore e ovviamente scritto da Tommaso di Carpegna Falconieri, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro gradito ospite, che ce ne ha parlato così chiaramente. Quindi grazie ancora Tommaso e a presto. Sono io che ringrazio voi e a presto, A presto spero e molto buona lettura a presto. tutti. E a tutti Arrivederci. voi. Ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa troverete tutte le nostre video presentazioni realizzate fino ad oggi. Arrivederci ancora, a presto.